avvicinalo pure che non stia male, poi dopo torniamo. Non sono riuscita a andare, non devo parlare. No, puoi dire tutto quello che vuoi. La rada prende la sua fisionomia completandosi con alla fonda una serie di yacht di grande importanza. Alcuni di questi abbiamo visto sono partiti insieme e arrivano da Cannes, alcuni invece dal Via Regino, e si danno tutti appuntamento a Positano. Tra questi spicca uno yacht un po' più grande, ma è uno yacht extra lusso, quasi nave passeggera, piccola nave passeggera per 30 persone. L'abbiamo vista, è ormeggiata davanti ai Grassi a Fiorillo. E poi si intravede in fondo quella silhouette tutta grigia. È uno yacht speciale perché la propulsione è di tipo prevalentemente elettrica, anche se è dotato di due grandi motori. Invece a vela vediamo l'imbarcazione di Perini, questa cantiere navale importantissimo italiano che è finito nel turbinio dei fallimenti, è finito nel turbinio delle mancate sovvenzioni, ed è una barca a vela bellissima, 56 metri, due alberi, e da qui non la vediamo ma l'abbiamo intravista e letta. Questa è la Positano Marinara che ci piace, con questi yacht che arricchiscono e completano il panorama.